Pac, questa bella ragazza che io ho trascinato a casa mia, facendole vivere il brivido del timore che io potessi poi tentare di abusare sessualmente di lei, con i tempi che corrono, insomma, così, si chiama Sabina Cuccaro. Detto bene, Benissimo. perché ti avranno chiamato Sabrina chissà quante volte. Sempre. Ed è di una importante città d'Italia, che è stata, come dire, incoronata nel film. Nel film c'eravamo tanto amati, noi c'era Inferiore, che si trova in Campania, la c'era Inferiore, Provincia di Salerno. provincia di Salerno, capitale morale d'Italia, Certo. diceva Totò, non guardare me. Questa bella ragazza, giovane, giovane, Giove. si è inventato un portale, lo chiamiamo così, Sì, dove assolutamente. parla di sesso. Essendo il sesso, insieme alle armi, diciamo, la cosa che muove la tecnologia, la penna a sfere è stata inventata perché ad alta quota non si poteva usare il calamaio, e il sesso è la locomotiva, che dico, di più della rete. E si è inventata un sex and rom Sì. per gli zingari, rom nel senso dei No, zingari. Roma nel senso di Roma. E che fanno questi? Di che si tratta? Niente, No, come racconto, niente, il niente. sesso è È importante, tanto, certo. tanto. Ed io racconto un po' le varie tendenze di Roma per quanto riguarda il sesso, quindi il sesso dal punto di vista sociale e anche Fai psicologico. attenzione perché quelli che ti guardano poi sono terribili, ma questa diranno, se la voleva scopare, diranno di me, perché sono grevi, ovviamente. E non, in che senso le tendenze? Che ne so, Rilassati, stai tranquilla. No, no, no. ad esempio ho parlato di una limousine bianca che gira di notte e Allora l'ho vista, al Giannicolo. approccia le persone, In che maschio e senso le femmine. approccia? Nel senso che si apre il finestrino e dicono: ti va di salire? Se la persona sale, dentro può succedere di tutto. E cos'è un'associazione? No, no, E sono singole dei persone. singoli? Questa, ma io pensavo fossero quelli che fanno i 18 anni di 18 anni. A un certo punto vanno al Anche, Gianicolo. certo, anche, Ha però che una limousine bianca enorme. gira per Roma, certo. Non mi dire. Sì. Cioè, si accostano e ti dicono: Vuoi salire? e che dentro che succede? Dentro dipende chi trovi, ci può essere un uomo e una donna, ci possono essere due uomini, Allora fanno le insomma. orce. Sì, fanno le Orce, orge. diceva. Ammazza, questa mi mancava. Ero rimasto ai villini dove facevano gli scambisti Ah. ai castelli. Questa è bellissima, sta storia. E poi? E poi racconta appunto O tu hai delle. raccontato Sì. di questa macchina che di Sì. notte. È incredibile, tipo il film di Kubrick, quello lì. Quello l'ultimo film di Kubrick che fanno nella villa dove tutti hanno. Ah, sì. E E poi? poi che ne so, ho parlato della svolta Filetti. Chi? La svolta Filetti è una categoria di donna che Non devi guardare me, devi guardare loro! è una categoria di donna che, diciamo, scrocca, tra virgolette, una cena, e ovviamente il filetto che è più costoso, oppure in estate la spigola. E quindi succede che ti chiama, magari siete amici, siete usciti qualche volta, ti chiama e ti dice: ah, ma che fai? È da tanto tempo che non andiamo a mangiare, ma andiamo a quel ristorante, che è figo. Tu, uomo, ovviamente ci vai perché ci vuoi provare, quindi andate al ristorante, lei ordina il filetto. Nel momento in cui deve arrivare il conto, si inventa sempre una Ma scusa. la donna non paga, il Sì, cavaliere. no, è per non dargliela dopo, ovviamente. Quindi si inventa una scusa, o la babysitter che deve andare via, o la mamma che sta male, e quindi in fretta e furia si fa accompagnare a casa, dicendogli: ah, mi dispiace, però la prossima volta avremo più tempo di stare Prossima insieme. volta Pompino, gli dice. Pompino, come No, sai perché Pino. ti dico questo? Perché una volta un mio amico mi raccontava che una sua amica che abitava a Ostia Antica gli disse:
Già per il solo fatto mi vengono a prendere fino a Ostia Antica, gliela devo dare. E invece quelle brave donne che una volta erano generose non ci stanno più. Quelle brave donne che una volta erano generose adesso guardano altre cose. Cioè, però c'è gente che la dà per una cena, devo dire. Però O anche per un paio di scarpe. lì siamo Nel mercimonio. Cimonio. No, Leopardi racconta nel 1820 di aver girato per Roma e dice, anche con degli uomini bellissimi, e dice le romane non la danno, usa esattamente Ah. queste parole. Però, ma per fortuna a Roma ci stanno anche ragazze non di Roma, altrimenti sarebbe la miseria Ma sessuale. mica so se le romane non la danno, non è detto, sai. Ma non c'è un aumento di omosessualità nel maschio, Assolutamente. però, e questo dovrebbe dare a noi veri uomini la possibilità di non avere un attimo di respiro. È vero, ma infatti diciamo che il sesso sta diventando sempre più aperto. Ci sono moltissime donne che la vivono come un'avventura. Poi c'è il trombamico, Sì, ovviamente, ai e miei tempi non quindi. c'era il Vedi, trombamico. adesso c'è e quindi il sesso sta diventando, purtroppo è ancora un tabù, si sta un po' aprendo il mondo legato al sesso, però è ancora un tabù, soprattutto a Roma, che è una città molto provinciale e bigotta. E quindi la mia mission è proprio quella di sdoganarlo un po', perché credo anche che il sesso sia l'ultimo baluardo da battere per superare il tetto di cristallo, perché ormai, bene o male, c'è una parità nel mondo del lavoro, Beh, nella insomma, adesso famiglia. la qualità del mondo del lavoro, noi donne siamo pagati meno dell'uomo. Sì, però per altri motivi che non siamo qui a rimbalzare. E invece il sesso, se una donna è ancora chiamata, insomma, con quei nomi che non voglio dire, se semplicemente si veste in maniera un po' se va a letto con un uomo a primo appuntamento, quindi No, a me sì. sempre al primo appuntamento me l'hanno data, giuro. Beato te, sei stato No, no, fortunato. davvero, al primo appuntamento. Sei stato No, ma fortunato. non lo dico come in termini di orgoglio, perché tante volte appena io mi sono avvicinato mi hanno detto no, però è normale il primo appuntamento. Perché poi c'è quella che dice, allora ci vediamo domani, ci vediamo la prossima volta. Vabbè, dicevi? Dicevo che appunto credo che il sesso sia l'ultima cosa da battere per una parità completa. Ovviamente poi rimangono altri punti, però il sesso è proprio il campo in cui le donne sono Ma io veramente. vorrei affrontare un argomento Sì. scabroso che ho affrontato per i fatti miei. Quando l'uomo si fa penetrare con un dito nell'orifizio anale dalla donna durante il rapporto. Beh, diciamo che a molti uomini piace il sesso anale, No, tanto stesso che c'è. anale, no, che si Sì, fa in. ho capito, No, ho capito. sta. È una cosa minore, però è quello è, Ma insomma. perché il dito stimola la prostata e quindi l'orgasmo si amplifica. Certo, In assenza di emorroidi, ovviamente. ovviamente. No, perché tu invece stai pensando a quelli che proprio si vanno, vogliono fare inculare. Come si chiama? Beh, ma chi si mette il dito, chi si fa mettere il dito tendenzialmente vuole questo. Dio. Allora, che cosa terribile che mi hai detto. Quindi, No, piace a moltissimi non uomini dir così, questo. non dir così. Terribile. Mi lasci. E una volta che me lo sono fatto mettere, allora ero ricchione pure io. Ma no, perché Sì, mi voglio ricchione? rassicurare, mi voglio rassicurare. Ricchione Ma anch'io, va no. bene, adesso non più perché è passato molto tempo. Quindi dove ti si trova? Allora, Su mi trovate su Instagram Sabina Cuccaro, online con Sex and Rom, e mi trovate su Facebook sia Sabina Cuccaro che Sex and Rom, ed è una pagina ed anche una community in cui cerco di mettere in contatto uomini e donne, tendenzialmente single, quindi gente che ha voglia di conoscere e di uscire Scopare in qualche e parola. anche scopare. Ma che mondo. Che mondo. Grazie. Grazie. Pac, Sabina Cuccaro. Che figura, Madonna. Adesso diranno che tutta la scena da qui per questo scopare. Pac.